Avezzano e l'Abruzzo intero piangono i quattro escursionisti che hanno perso la vita sul Monte Velino, i cui corpi sono stati recuperati dai soccorritori venerdì e sabato scorsi, dopo giorni e giorni di ricerche. Un minuto di silenzio nei luoghi pubblici saracinesche, abbassati dalle 15 alle 17, lutto cittadino non solo ad Avezzano, anche a Massa d'Albe, Magliano, Capistrello, Aielli e Cerchio. Si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid, con ingressi contingentati oggi alle 15 nella cattedrale di Avezzano i funerali di Valeria, Gianmarco, Tonino e Gianmauro. All'interno del luogo sacro, ieri la camera ardente, per 2 giorni il gonfalone della città in lutto, sospese le manifestazioni pubbliche e le attività di natura ludica e ricreativa. Quattro amici uniti per la passione per la montagna, era il 24 gennaio quando furono dichiarati dispersi e per 27 lunghissimi giorni donne e uomini soccorritori hanno battuto in lungo e largo la Valle Maielama, non dandosi mai per vinti. Il primo corpo senza vita individuato e riportato alla luce è stato venerdì quello di Valeria Mella, 25 anni, un futuro da fisioterapista. Tanti amici, la passione per la montagna che la legava al fidanzato Gianmarco, 26 anni, studente, conosciuto ad Avezzano, riafferrato dalla neve e dal ghiaccio per ultimo sabato. Accanto a loro, come in tante uscite ed escursioni, Tonino Durante e Gianmauro Frabotta, il primo sessantenne proprietario di un negozio di colletteria in centro ad Avezzano, mentre il secondo, 33enne, ingegnere dell'ENI. Tutti vicini, travolti da una valanga quella domenica pomeriggio di fine gennaio che non ha lasciato loro scampo. Nonostante l'esperienza, era una vetta, quella del Velino che ben conoscevano, i quattro amici avezzanesi non ce l'hanno fatta a sopravvivere alla forza di una valanga di enorme portata, come hanno spiegato da subito gli esperti in centinaia a cercarli sin dalle prime ore. La macchina dei soccorsi ha messo in campo manovre e procedure difficoltose, tentando operazioni mai impiegate prima in terra d'Abruzzo. Tanti messaggi di vicinanza e cordoglio giunti alle famiglie dei quattro escursionisti da ben oltre i confini regionali. Tanta la commozione nei ricordi degli amici di una vita, ma anche negli occhi di quelle centinaia di soccorritori che, persino mettendo a rischio la propria incolumità, hanno cercato e sperato, scavato e pianto. Oggi, intorno alle famiglie di Valeria, Gianmarco, Tonino e Gianmauro, si stringerà un'intera regione e certamente chiunque amante della montagna abbia seguito col fiato sospeso questi 27 giorni di ricerche.